dopo 25 anni hai rivisto Franco Midili, Introvabile, e tu hai sostituito, e come? E Gianni Corona. Ah, io ho fatto una figuraccia a tavola perché parlavo con la la Rosanna, che era la ragazza di Augusto, e le avevo detto: guarda che stasera viene anche Midili che ci deve portare delle foto, ma è lì. Cioè, e si era presentato così al ristorante, mi aveva detto: allora beh, andiamo bene, ti riconosco ancora, eh? Io pensavo fosse uno che mi avesse visto quando suonavo con i Nomadi. Allora ho detto: sì sì, ma non c'è male. E dopo, quando mi ha detto: cioè, ma è lì, è lui. C'erano chissà quanti anni, forse anche di più di 25, 30, 35. E anche Coron, vabbè, Coron bazzicava a Modena, avevo un ristorante, ogni tanto lo vedevo, però anche lui, insomma, era già un ventennio che non lo vedevo. Come è stata la tua chiamata al posto di Franco Midili? Ah, niente, io ero amico di Corrado Bacchelli, che era il secondo produttore dei Nomadi, e un giorno passeggiando, perché io frequentavo il Bar Italia, e mi chiese, ma vuoi venire sull'arco dei Nomadi? Allora io dice: sì sì, vengo. Allora abbandonò il gruppo di Piero, i Cottonfields, eravamo giù in Sicilia a suonare, un altro bel gruppo anche quello. Poi ho fatto la mia esperienza con i Nomadi, insomma non è durata tantissimo, però qualcosa, insomma. Poi sai cosa c'è? Che io sono cresciuto musicalmente più che altro dopo i 20 anni, no? Già dai 17, così c'era ancora, non c'era molto da... Cioè i mezzi per imparare erano ancora pochi, mentre adesso c'è molta più didattica, capito? Se uno vuole sfruttare, usufruire della crescita individuale, infatti se oggi uno vuole diventare un musicista c'hai molti più spazi, insomma, poi bisogna dedicarsi, investire, insomma così, spendere così. No, va bene. Sì. Allora, anche se c'è la stessa cifra che parliamo assolutamente, ognuno ha i suoi generi, i suoi gusti musicali. Come chitarrista tu hai una piccola imparenza? Ah, io guarda, posso dirti, sono Clapton. No, Clapton senza. Sì, sì, no, allora, Santana primo. Poi John McLaughlin, la crescita spirituale, grandi vibrazioni. Infatti con Augusto andavamo sempre. Lo scoprì, penso che l'album Inner Mountain Flame lo scoprì con Augusto, perché andavamo da Tosi Dischi a Reggio a comprare i dischi. Arrivavamo a casa, sì, andammo su nel suo studio, misi su Inner Mountain Flame e delle vibrazioni dentro di me scaturirono, cioè la musica scaturì dentro di me delle vibrazioni che mi ampliarono la coscienza, insomma, la dimensione cellulare. E poi, vabbè, John McLaughlin, ma sì, diciamo Jimi Hendrix, vabbè, Jimi Hendrix però era più che altro un musicista, non era un tecnico, mi piacciono anche i tecnici, capito? Cioè, non so se mi spiego, tanto fare un esempio un po' lampante, Chick Corea, cioè è uno che usa la mente sullo strumento, ma... Come posso dire, come un corridore che ha tanta energia e la usa, e mentre la usa gode nell'usare il proprio corpo, capito? E per cui, cioè, diciamo che amo molto anche i musicisti in quanto tale, cioè coloro che hanno, diciamo, sono riusciti a mettere in pratica le proprie capacità nell'esprimere, insomma, la musica, l'arte della musica. Marche di chitarra? Gibson, no, io sono gibsoniano. Ma no, io sono Diavoletto, cioè SG standard. Infatti ne ho ripresa una alcuni anni fa, c'è un manico, il mio manico. Però ne ho tre o quattro, cioè non è che, per dire, insomma, ti difendi, insomma, con uno fai un genere, con quello fai un altro. Così. Era cinque. Ci dia un altro colpo. Eh?
Amos, dopo 25 anni? Ma è un revive per me, però devo essere sincero, per me un palco vale l'altro, nel senso che io quando mi sfogo sprizzo energia dappertutto, cioè per me, voglio dire, il linguaggio che uso in un pezzo dei Nomadi, cioè non dovrebbe essere così, però ho così un mio cliché, un mio linguaggio musicale che trasferisco, diciamo, in diversi generi, ecco. Comunque sì, l'emozione man mano vai avanti è sempre più controllata, nel senso che anche davanti a dei palchi, poi adesso che ho smesso anche di fumare, sei più diciamo integro, ecco, cioè meno soggetto alle emozioni, ecco. Non so se sia una cosa positiva o negativa, però ho suonato anche, insomma, sai benissimo, davanti a tantissima, cioè molta gente, come il 29 settembre così, e insomma sei concentrato, cerchi di dare la tua energia il meglio che puoi.